Ragazzi, eccomi tornata con un nuovo video. Oggi video sugli autoregali e di regali che mi sono stati fatti per il mio compleanno. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che mi hanno fatto gli auguri in privato. Grazie mille, mando un bacione a tutti, siete stati carinissimi a ricordarvi che il 27 maggio era il mio compleanno. Mi ha fatto tantissimo piacere ricevere gli auguri anche da chi mi segue qui su YouTube. Allora, parto subito col mostrarvi prima gli autoregali, quindi che cosa mi sono regalata. Sono stata principalmente da Zara e H&M. Allora, da Zara ho acquistato questa bellissima giacca, che adesso non capirete niente su com'è fatta, comunque vi metterò la clip per farvi vedere com'è. È praticamente una giacca bella sagomata, con le spalline imbottite, aperta, una giacca da sera, con la manica a tre quarti risvoltata in questa maniera qui, con queste pieghette. La puntavo da un sacco di tempo e da Zara a Pisa non l'avevo trovata. Sono andata da Zara e Gigli e ce n'erano un sacco. Io ho preso la S perché veste molto grande. Oltre che nera c'è anche bianca. Io l'ho voluta prendere nera perché ormai sapete la mia fissa per il nero e soprattutto mi vedo bene con questa giacca. In questo periodo un po' freddo, un po' caldo, non si sa, va benissimo anche da sola. Completa, rende ricco anche un outfit magari un pochettino più basic. Sono passata poi da H&M e siccome mi mancava una borsettina da sera proprio per l'evento del mio compleanno, perché ho fatto una festicciola con Ale, che compiva anche lui gli anni, e con alcuni amici, proprio quelli stretti stretti, abbiamo festeggiato con una pizza e mi mancava appunto la borsa, e quindi ho preso questa borsettina qui da H&M, che è una pochettina molto carina con questo dettaglio di questa frangetta qui. Ha il dettaglio qui dorato, anche qui è una pochette alla quale non si possono staccare i gancetti qui accanto, quindi questa cosa non mi è piaciuta poi così tanto, perché mi sarebbe piaciuta di più una pochette a mano, a dirvi la verità. È fatta in maniera strana questa pochette perché appunto è così, si apre, il bottoncino è quassù ed è molto molto capiente, all'interno ci sta veramente tanta roba. E quindi fate così e siete a posto. Sempre da H&M ho voluto acquistare, in previsione dell'estate, ben due paia di scarpe. Allora, le prime sono, ve ne mostro una e basta, queste qui, carinissime, queste slip-on, che sono beige con una, non so se riuscite a vedere, una fantasia a pois, diciamo così. Mi sono piaciute un sacco perché, essendo beige, posso abbinarle tranquillamente con gli shorts e con delle magliettine carine, delle canotte, per andare in giro durante l'estate, perché io non sopporto andare in giro in infradito oppure sandali in estate. E quindi niente, queste mi sono sembrate carinissime. Non le ho ancora indossate, le ha indossate mia sorella, ma non saprei dirvi. E l'altro paio di scarpe che adesso vi mostro le ho già indossate e vi dico, sono scomodissime perché fanno un male terribile ai piedi. Ve ne mostro una e sono queste, sempre slip-on. Queste sono in nero con questa fantasia, sempre un pochettino animalier, non saprei come spiegare, più che animalier, sì, a serpente, a coccodrillo, diciamo così, un pochettino più in grigio, e la suola un po' rialzata, non è proprio bassa. E devo dire che queste sono molto molto scomode, sì, sono il mio numero, però fanno malissimo ai piedi, sia dietro ovviamente, sia qui davanti. Queste scarpe vanno portate, sono dell'idea, con il calzino, quello proprio invisibile invisibile, non il calzino a fantasmino classico che arriva praticamente alla caviglia, perché sennò fanno un brutto effetto. E devo dire che non mi sono piaciute per niente, per il fatto che sono molto scomode, perché in realtà sono anche molto carine. Di entrambe le scarpe ho preso il mio numero, quindi il 37, calzano proprio a pennello, però sono scomode, ecco, devo dire la sincera e onesta verità, a tornare indietro non so se le riacquisterei. Passiamo adesso ai regali che mi hanno fatto. Allora, questo è un regalo, diciamo, che mi sono fatta per metà io e per metà mi ha fatto Sephora, perché con la carta Gold avete per il compleanno, almeno quest'anno, 30 euro di sconto appunto su un prodotto a vostra scelta. Io non sapevo assolutamente che cosa acquistare e volevo sfruttare questi 30 euro di sconto, ovviamente.
Alla fine mi sono decisa ed ho scelto questa crema qui, la crema nera, questa qui è la Collistar Nero Sublime, crema preziosa, effetto detox, illumina e ripara. Allora, devo dire che è una crema molto molto idratante, molto corposa, non pensavo fosse così corposa, ed è una crema nera, appunto, come riuscite a vedere, è nerissima, ovviamente poi la date sul viso e il nero scompare, ovviamente. È illuminante e devo dire che la sto provando da un po' mattina e sera, mi sta piacendo molto, tantissimo. È 50 ml, è una bella crema consistente anche per quanto riguarda il peso specifico e il packaging. Devo dire che è molto molto nutriente, quindi ne va usata proprio poca. È ottima come base trucco perché devo dire che il fondotinta si aggrappa bene poi alla pelle e dura anche molto di più. Vi farò sapere comunque se è più avanti, a me non sta dando problemi, non è una crema bio, ci tengo a specificare sta cosa, però mi trovo bene per adesso, vi farò sapere ovviamente più avanti. Questa costava 55 euro e l'ho pagata 25 euro e basta, e devo dire che sono soddisfatta dell'acquisto. Passiamo ai regali di Ale. Allora, dovete sapere che io puntavo da tanto una palettina di Too Faced, la palette di blush che si chiama Love Flush, e a Pisa vado per acquistarla con il 30 euro di sconto che avevo di Sephora, perché ho detto con 30 euro la posso anche prendere. Invece non c'era più a Pisa questa palette, ci sono rimasta anche un po' male e quindi ho detto va bene, aspetterò un po' per questi 30 euro di sconto, andiamo ai Gigli insieme ad Ale e lì vedo che cosa acquistare. E nel frattempo, prima di arrivare da Sephora ai Gigli, mi ero già fatta l'idea di acquistare la crema nera. C'era questa palettina di blush e ho detto vabbè, ma adesso sono qui, prendo la crema nera che magari la sfrutto di più. Ale mi fa, vabbè, la palettina di blush te la prendo io, e infatti eccola qui, la Love Flush di Too Faced. Una palettina carinissima, e dal suo interno ha un sacco di blush, ha tutti i blush della collezione, che sono 6, e mi piacciono un casino tutti. Guardate che bellezza, sono veramente veramente carini. Questa palettina tra l'altro l'ho usata anche nel video make up in cui mi ispiro a Simon Simons degli Epica, ve lo lascio qui giù nell'info box in caso non l'abbiate visto. Sono tutti colori secondo me anche abbastanza portabili, se ben dosati e ben sfumati. Questi blush si possono adattare bene a qualsiasi incarnato, secondo me appunto, li ho provati praticamente tutti. Ovviamente sono ben pigmentati, quindi io vado prima col pennello piano piano, scuoto l'eccesso e vado appunto a dare il blush, sempre da qui in su. Le tonalità di questi blush sono veramente veramente versatili, perché fate un trucco con un rossetto più scuro, avete il blush a portata di mano che vi serve. Fate un trucco più naturale, c'è il blush. Quindi tutti i blush che potete volere sono all'interno di questa palettina. Questa palettina, se non ricordo male, costa intorno ai 35 euro ed è molto molto conveniente, perché un blush in versione singola di Too Faced, di questi Love Flush, costa tipo 35 euro da solo. Quindi avete 6 blush, praticamente il mini size, che però comunque sia vi durano lo stesso una vita, quindi conviene molto di più prendere una palette di questo tipo, che è in edizione limitata, spero riusciate a trovarla ancora. Io so che Gigli da Sephora c'è, se siete delle mie parti, se siete toscane, e quindi niente, sono contentissima di questo regalo che mi ha fatto Ale e lo sto sfruttando veramente veramente un sacco. Non contento di quel regalino lì, Ale ha voluto farmi anche un profumo. Allora, questo qui è il Shiseido Everbloom e devo dire che mi piace un sacco. Io avevo il campioncino di questo profumo qui, ho detto a Ale che mi piaceva un sacco, siccome noi stiamo insieme da ormai 4 anni, diciamo che trovare un regalo che possa piacere, trovare un qualcosa che possa stupire, ormai praticamente non c'è quasi più, ormai i regali praticamente ce li diciamo più che altro, perché stanno insieme da tanto, che vuoi fare, i gusti dell'altro li sai e arrivi a chiedere che cosa vuoi per il compleanno. E insomma niente, mi ha regalato questo profumino qui, il packaging è stupendo e poi è buonissimo. Io adesso non so parlare dei profumi, però è un profumo floreale, molto fresco, molto estivo, e lo sto sfruttando tutti i giorni, neanche a dirvelo. Questo è il formato da 90 ml,
quindi il più grande. Passiamo adesso al regalo che mi ha fatto mia sorella. Allora, una mia amica che ha un canale qui su YouTube, si chiama Eva Pink Soul, vi lascio il link qui giù nell'info box, è un canale che ha riaperto dopo tanto tempo, è un canale piccolo che però secondo me vale perché lei è simpaticissima, poi è mia amica che ve lo dica fa. Praticamente ci stiamo risentendo in questo periodo e mi ha fatto vedere che cosa aveva ordinato su un sito di cui adesso non ricordo il nome, ve lo lascio scritto qui e giù nell'info box vi lascio il link diretto a questo sito. Aveva acquistato un'agenda, si chiamano Happy Planner queste agende, io l'ho vista e ho detto no vabbè, me ne sono innamorata e quindi cosa ho fatto? Ho detto a mia sorella, se proprio mi vuoi fare un regalo e non sai cosa farmi, fammi questa Happy Planner, e infatti mi ha regalato proprio questa agenda qui, veramente bellissima, ve la faccio vedere poi nello specifico un pochettino meglio. È un'agenda che va da luglio 2016 a dicembre 2017, quindi io sono felicissima perché il prossimo anno la sfrutterò veramente a pieno. Ora, avendo già io 30 agende praticamente, una per il canale, una per le cose quotidiane ed un planner settimanale, da luglio a dicembre la userò un pochettino meno, invece da gennaio a dicembre del 2017 la posso usare tranquillamente sempre, ed è un'agenda di queste qui da tavolo, non è sicuramente un'agenda portatile ed è decorata in maniera stupenda, io ho quasi paura a scriverci sopra. Queste agende, se non ricordo male, costano intorno ai 27 euro, però voglio dire, cioè, sono veramente fatte benissimo. Questo sito è tutto italiano completamente, la roba vi arriva in pochissimo tempo perché è arrivata in 3 giorni questa agenda qui, e sono veramente veramente felice di questo regalo. Passo adesso ai regali che mi hanno fatto i miei amici. Allora, una coppia di amici miei ideale mi ha fatto questa collana molto particolare, molto etnica, carina secondo me, da indossare con il look un pochettino più casual, ma anche con questa magliettina qui non starebbe assolutamente male perché è in camoscino, ha questo boccettino qui che mi pare il boccino d'oro di Harry Potter e poi cade con una frangia, e mi è piaciuto molto perché è particolarissima e in questo periodo, come vedete, sto sfruttando tantissimo le collane, arriva l'estate e mi viene voglia di collane, e proprio per questo un'altra mia amica mi ha regalato invece una collana stupenda, questa qui, anche questa l'avete già vista in qualche altro video, bellissima, una collana molto pesante ed è in grigio e nero, la mia amica mi conosce molto bene, infatti sa che uso questi colori, e questa qui è proprio bella, è da sfruttare veramente tanto per un'occasione speciale, per una sera importante, questa collana fa da protagonista, bellissima. Quella collana lì, la mia amica, io so, l'ha presa da Bijou Brigitte, in caso andate a dare un'occhiata perché è una collana fatta veramente veramente bene. Un'altra coppia di miei amici, siccome facevo il compleanno insieme ad Ale, ci ha voluto regalare una cosa da sfruttare in due, ovvero una smart box, questa qui, e pausa relax per due appunto, e all'interno ci sono tutti dei trattamenti che voi potete scegliere in varie regioni d'Italia, quindi adesso noi ce lo studieremo bene e decideremo dove andare a fare un bel trattamento rilassante. Ultimo regalo me l'hanno fatto le mie amiche compagne dell'università, e la mia amica Maria Giulia, che è sempre quella addetta alla scelta dei regali, ci ha azzeccato perché ha pensato appunto di regalarmi due prodotti per capelli. Allora, il primo è questo qui, Macadamia Blow Dry Lotion, Lotion Thermo Protector, e questo qui è un termoprotettore, è una cremina che serve sia a proteggere il capello, tra l'altro un profumo buonissimo, sia appunto a eliminare il crespo e a lisciare un pochettino di più il capello. Devo dire che non l'ho ancora provata, però sono curiosissima di andarla a provare, anche perché ho finito il mio termoprotettore, quindi assolutamente lo comincerò. E poi mi ha regalato questo olietto qui, sempre Macadamia Natural Oil Healing Oil Spray, anche questo qui devo dire che è un olietto per andare ad idratare bene le punte, per dare un tocco, qui passa sempre un casino, per dare un tocco rivitalizzante al capello. Questo si spruzza, questo ha un profumo leggermente più intenso,
e devo dire che li voglio provare entrambi, ovviamente, non vedo l'ora. Questi erano tutti regali e autoregali di compleanno. Io spero che il video vi sia piaciuto, che magari vi abbia dato qualche piccola idea, che vi abbia fatto scoprire dei prodotti che magari volete acquistare anche voi. Fatemi sapere se avete qualcosa che ho anch'io, come vi ci state trovando, insomma fatemi sapere tutto qui giù con qualche commento, perché io rispondo sempre a tutti, mi piace interagire con voi e siete sempre carini e preziosi. Vi mando un bacione gigante e ci vediamo prestissimo con un prossimo video. Ciao!